I modernisti a loro volta erano sleali. Quando per esempio Buonaiuti e dei suoi complici, dai quali quel Vannutelli, sul quale ho scritto un articolo intero, sodalizio, furono beccati e sospesi a Divinis, Cardinal Gasparri, per toglierli dalle mani del Sant'Uffizio, li fece passare tramite lui, gli dice: venite nella mia cappella privata e fate il giuramento antimodernista, io vi tolgo le censure. Credete che questi tre modernisti si rifiutarono di fare il giuramento antimodernista? Lo fecero subito sul Vangelo, sulla Bibbia. Avessero avuto 10 Vangeli, 10 Bibbie, l'avrebbero fatto. Era una commedia dove le due parti, sia il Cardinale Gasparri sia i tre preti modernisti, erano attori di una commedia sapendo che era una commedia. E infatti c'è un commento caustico di Benigni su questa commedia che Pagano ha pubblicato, e dice proprio una farsa sì, che permetteva a costoro di continuare a fare il loro lavoro di termiti all'interno della Chiesa. Andava avanti così. Sarebbe andata avanti così se Pio X, se Benigni non avessero agito in maniera ben diversa, capite? Per esempio, dice Gio, erano tutti amici, e Buonaiuto si sa, è un amico in particolare di Roncalli. Quando Roncalli dovete scegliere il prete, che in genere si sceglie il miglior amico che doveva assisterlo all'ordinazione a prima messa, scelse Buonaiuto. E erano tutti studiati assieme, Andreotti, buon'anima, si fa per dire, scrisse quel libretto che cito sempre, I tre del Gesù, erano tre amici che andavano sempre a pregare nella chiesa del Gesù e che erano Roncalli, Buonaiuti e un altro meno noto che era anche lui un modernista, dice, due si salvarono perché protetti in alto loco dai loro vescovi, il vescovo di Bologna e il vescovo di Bergamo. Buonaiuti non ce la fece, ma di protettori ne aveva pure lui. Incominciando dal teologo del Sacro Palazzo, padre Lepidi, ma tanti altri. Allora vedete, la prima opera di Benigni che funzionò era quella di riuscire a trovare i documenti principali degli eretici modernisti. I modernisti erano eretici, questo Vannutelli di cui ho parlato, solo dopo la morte ha fatto pubblicare un testamento postumo nel quale ammette non avere mai creduto, prima ancora di diventare prete, nella divinità di Cristo, ma di voler restare a tutti i costi nella Chiesa. Il modernista è quello. Vannutelli era amico di Montini e amico del nipote, dello zio, della moglie di Andreotti, Monsignor Belvederi, amicissimo di Roncalli, già negli anni 30 dicevano la messa faccia al popolo, eccetera. Era gente così, erano nemici della Chiesa che si nascondevano all'interno della Chiesa. Allora, di fronte a gente che combatte in questo modo, si può e si deve non commettere il male, il peccato, la menzogna, eccetera, ma si deve però combattere efficacemente, come fa qualunque polizia, contro un avversario che distrugge dalle fondamenta la fede dei cristiani. Il problema per Orsino Benigni è che le protezioni di cui godevano costoro erano molto in alto. Queste protezioni, noi non sappiamo fino a che punto giungeva la complicità, cioè se queste persone erano degli illusi che non capivano, dei complici che giustificavano, oppure persone che condividevano in pieno. Probabilmente è più probabile la prima parte di questa versione. Ma il grosso problema di Monsignor Benigni fu questo qui, lo scoglio che incontrò fu questo qui, quando cioè loro trovavano i modernisti, facevano in modo che si potessero prendere delle misure contro di loro e queste misure diventavano inefficaci per l'intervento dei loro diretti superiori, cardinali, vescovi, i superiori degli ordini religiosi, che li proteggevano. Quando si è dovuto alzare il tiro, e Monsignor Benigni non ha avuto paura di farlo, ha alzato il tiro, allora lì naturalmente si è trovato con dei nemici potentissimi.
quando non più dei semplici sacerdoti, seppur importanti, o dei monsignori, ma dei vescovi, persino dei cardinali, erano evidentemente coinvolti con il modernismo, come minimo come protettori, come complici, allora lì la questione era grossa. Era quello che aveva capito Fogazzaro, lo spiritista, l'occultista Fogazzaro, nel suo romanzo Il Santo, nel quale dice appunto che bisogna che succeda che quando il pescatore Pietro, no? Pescatore Pietro, gettando le sue reti, vedrà quello che c'è e che è una cosa così terribile, così spaventosa, che non può più fare nulla per andare contro questo movimento, e dovrà gettare le reti e rinunciare a opporsi a questo movimento modernista che sarà più forte di ogni altra cosa. È un po' quello che successe, ma in maniera molto più grave, quando Pio XII, in maniera molto più debole di Pio X, cercò di stroncare il neomodernismo, la nouvelle théologie, negli anni 50. C'era anche Ratzinger, ma era un giovanissimo lì. Il neomodernismo, che aveva una discendenza con anelli di contatto, per esempio sul sodalizio, l'ultimo numero, nella rubrichetta genealogie ne ho fatte alcune, Lubac, de Lubac, era discepolo diretto di Valensin, eschimese pure lui, il quale Valensin era discepolo diretto di Blondel, cioè dei modernisti dei tempi di San Pio X. Praticamente il collegamento tra i modernisti autori del Concilio e quelli dei tempi di San Pio X o è diretto, Roncalli che fu inquisito e lui scomparì per riapparire in seguito, no? Quindi lui era giovane, sì, sì, e lì è diventato vecchio, ma è la stessa persona. Oppure sono i discepoli diretti di quelli che erano i modernisti dei tempi di San Pio X. Allora, quando Pio XII incominciò a prendere qualche misura all'acqua di rose contro questi principali nuovi teologi, non riuscì a fare quasi niente, perché erano protetti dai loro vescovi, perché erano protetti dai loro superiori religiosi, sia dei domenicani che dei gesuiti soprattutto, a Fourvière, i vari Danielou, i vari Lubac, eccetera, che poi capi dei progressisti divennero capi dei conservatori, perché questo è un altro fattore, no? Che i modernisti di ieri diventano i capi dei conservatori di oggi. Oggi siamo arrivati al punto che adesso si stanno spacciando Müller, che è il più progressista e più modernista dei modernisti, sta facendo il ruolo del poliziotto cattivo o buono, a seconda dei punti di vista, cioè del tradizionalista. E noi ci caschiamo sempre, no? I giornali dicono quello è il tradizionalista, quello è il progressista. Allora per chi stai? Beh, per il tradizionalista. Bene, e ti danno come capo un modernista spaventoso, evidentemente. E il metodo è quello lì. C'è sempre qualcuno più modernista che arriva dopo e che svolge il ruolo dell'acceleratore, perché per il modernista c'è l'autorità che è il freno e lo spirito religioso che è l'acceleratore. E questi due fattori portano avanti la Chiesa in continuità con la tradizione, per una continuità eterogenea, cioè tutto cambia, come il fiume del filosofo greco, che è sempre la stessa acqua, ma è mai la stessa acqua. Quindi ecco alcuni ruoli svolti da Monsignor Benigni, che però gli procurarono molti nemici. Quando devo smettere ditemelo. Nemici sia a livello ecclesiastico, i nemici di dentro, i nemici interni, e nemici naturalmente esterni.